Simonetti, invita a ritiro parere contrario conforme il governo. Si rimettono all'Aula le due relatrici di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Nizzi. Bergonzi. Nardi. Ci siamo? No. Gallo. Allora, ecco, ha votato, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 45, contrari 272, la Camera respinge. Siamo al 9.75, Santerini. Invito a ritiro parere contrario, conforme il governo, contrari i pareri delle due relatrici minoranza. Deputata Santerini, prego. Grazie Presidente. Noi ritiriamo questo emendamento preannunciando però un ordine del giorno. Perché ricordiamo che in questo momento in Italia ci sono ben 1.500 scuole a reggenza, il che vuol dire che mentre per il futuro stiamo potenziando il ruolo e i poteri del dirigente, in questo momento abbiamo troppe scuole che non hanno la presenza fisica continuativa di un responsabile. Abbiamo posto le premesse per risolvere questo aspetto. Ma ci sarà sicuramente una fase transitoria e quindi, mentre con un emendamento abbiamo lasciato il potenziamento adeguandolo alla situazione attuale e forse con le norme transitorie all'articolo 24 risolveremo il problema, noi nel frattempo vogliamo sottolineare e ricordare con molta forza che i collaboratori che abbiamo previsto nello staff del dirigente devono poter avere l'esonero dall'insegnamento per poter adempiere al meglio alle loro funzioni. Grazie. La ringrazio. Nessun altro chiede di intervenire? Dichiaro aperta la votazione. Ah, l'ha ritirato, scusi. In automatico stiamo andando. Allora, 9.72 Centemero, invito a ritiro parere contrario. Si rimette all'Aula la relatrice Sell e un parere favorevole della relatrice 5 Stelle. Dunque, se nessuno chiede di intervenire, andiamo avanti e dichiaro aperta la votazione. Allora, Spadoni, Basilio, Grande,